Ciao, benvenuti alla lettura di Pezzettino di Leo Leoni. Il suo nome era Pezzettino. Tutti i suoi amici erano grandi e coraggiosi e facevano cose meravigliose. Lui invece era piccolo e di sicuro era un pezzetto di qualcuno, pensava, un pezzetto mancante. Molto spesso si chiedeva di chi fosse il pezzettino e un bel giorno decise di scoprirlo. Scusa, chiese allora a quello che corre. Per caso sono un tuo pezzettino? E come potrei correre se mi mancasse un pezzetto? Rispose quello che corre, piuttosto sorpreso. Sono un tuo pezzettino? Domandò a quello forte. Potrei essere così forte se mi mancasse un pezzetto? Fu la risposta che ottenne. E quando quello che nuota emerse dalle onde, Pezzettino gli rivolse la stessa domanda. Non potrei nuotare se mi mancasse un pezzettino? Rispose quello che nuota, rituffandosi sott'acqua. Ehi, tu, lassù! Gridò Pezzettino quando ebbe raggiunto quello che vive sulle montagne. Sono un tuo pezzetto? Lui scoppiò a ridere. Ma potrei arrampicarmi se mi mancasse un pezzetto? Disse. Pezzettino chiese la stessa cosa a quello che vola, ma la risposta fu identica. Alla fine Pezzettino andò da quello saggio che viveva in una grotta. Per caso sono un tuo pezzetto? Domandò. E credi che potrei essere così saggio se mi mancasse un pezzetto? Ma io devo essere di qualcuno, gridò Pezzettino. Come faccio a scoprirlo? Vai all'isola Chi sono, rispose quello saggio. Il giorno dopo, Pezzettino salpò con la sua barchetta. Dopo un viaggio lungo e burrascoso, arrivò all'isola Chi sono. Era stanco e bagnato. Che strano, l'isola era un ammasso di pietre, non un albero, non un filo d'erba, ma soprattutto nessuna creatura vivente. Pezzettino camminò. E camminò su e giù finché esausto inciampò e cadde. E si ruppe in tanti pezzetti, tanti pezzettini piccoli. Quello saggio aveva ragione, Pezzettino adesso sapeva che anche lui, come tutti, era fatto di tanti piccoli pezzi. Si ricompose e quando fu sicuro che non mancasse neanche uno dei suoi pezzettini, tornò alla barca. Remò tutta la notte per arrivare a casa il prima possibile. Tutti i suoi amici lo stavano aspettando. Io sono me stesso, gridò Pezzettino tutto contento. I suoi amici non erano sicuri di aver capito quello che Pezzettino intendesse dire, però sembrava felice e così si sentirono felici anche loro.